Confine. Cum finis. Con i limiti. O meglio, avere in comune i limiti. Avere in comune i confini. Il confine è qualcosa che separa, ma soprattutto, e anzi prima di tutto, che unisce. Fermiamoci un attimo a riflettere. Siamo abituati a pensare ai confini come a linee sul terreno che separano i mondi, che stanno lì a indicare chi sta dentro e chi sta fuori, chi è più simile a noi e chi è più diverso da noi. Le persone con cui condividiamo esperienze, le persone con cui dobbiamo condividere le risorse, stanno tutte al di qua di quella linea. Gli altri, fuori. È incredibile come siamo capaci di materializzare idee. Perché a pensarci bene, né io né voi abbiamo mai visto linee sui confini. Abbiamo visto cippi, semmai. Abbiamo visto muri. Abbiamo visto filo spinato. Tutto quello che l'essere umano ha saputo costruire per dividere. Tutto quello che l'essere umano ha avuto bisogno di costruire quando ha avuto bisogno di dividere. E se per dividere su un confine è necessario mettere un cippo, costruire un muro, mettere filo spinato, è perché il confine non è sufficiente di per sé a dividere, è perché il confine potrebbe unire. Può sembrare un paradosso, ma la storia ci insegna che non lo è. I confini erano continuamente attraversati da persone, oggetti, credenze, idee. E questo può farci molta paura. Mi chiamo Elena Franchi e di mestiere faccio la storica. Insegno una storia molto lontana, quella degli antichi greci. Ma come tutti gli storici, mi piace studiare anche i problemi che sento a me più vicini, quelli che avverto come più urgenti, e sono quelli che studio con più passione. E da qualche anno mi sono messa a studiare il tema dei confini, e in particolare il tema dei confini degli stati federali. Penserete, oddio, adesso ci fa una lezione. Vi tranquillizzo subito. Le lezioni le faccio alle mie studentesse, ai miei studenti, in un luogo molto diverso da qui e molto lontano da qui, le aule dell'Università di Trento, dove appunto insegno storia greca antica. Oggi qui mi limito a dirvi l'essenziale. La storia greca antica non è solo la storia di due città, la storia di Atene e Sparta. No. In Grecia antica esistevano anche degli stati federali, più di uno, erano moltissimi, e questi stati federali avevano dei confini, anzi, delle zone confinarie. E un giorno stavo studiando dei documenti e mi sono imbattuta in delle fonti che raccontavano delle storie strane, bizzarre, a tratti anche tragiche, ma avevano un qualcosa in comune. Questo qualcosa erano che erano incentrate su dei confini che invece che dividere, univano. Lasciate che ve ne racconti una. Vi dicevo, in Grecia antica esistevano anche degli stati federali, qui lasciatemi fare un po' la prof. Non erano proprio degli stati federali nel senso moderno del termine, ma insomma ci assomigliavano molto. E vi dico subito che il mio stato federale preferito è quello dei Focidesi, la Focide, nel cuore della Grecia. I Focidesi hanno lottato anima e core per il proprio territorio e hanno anche cercato di espandersi oltre i confini, e questo ovviamente li ha portati a entrare in tensione con i loro vicini, anche in conflitto.
E questo è accaduto anche con i vicini che stavano più a sud, i Beoti, gli abitanti della Beozia. Vedete, Focidesi e Beoti avevano in comune una zona di confine. E quindi mi aspettavo di leggere storie di battaglie, di guerre, di sangue. E non che queste mancassero, figuriamoci. Ma proprio per questo mi sono stupita a maggior ragione di trovare anche storie di condivisione o addirittura di unione. E tutte erano incentrate intorno a un individuo di nome Foco. Chi era Foco? Lo avete già capito. Foco era l'antenato dei Focidesi, era il capostipite dei Focidesi, era il loro eroe, l'eroe fondatore dei Focidesi. Un eroe talmente importante che i Focidesi raccontavano moltissime storie su Foco, e una di queste è la storia dell'amore tra Foco e Antiope. Antiope era una principessa tebana, dunque era la figlia del re di Tebe. Ora, Tebe è la città più importante della Beozia, i Beoti, quelli che stanno a sud dei Focidesi, in conflitto per i confini. Bene, la storia racconta che Antiope, prima ancora di incontrare Foco, è incinta. Aspetta due gemelli. E questa gravidanza è il frutto di quella che noi oggi definiremmo una relazione illegittima. Ragione per cui Antiope veniva perseguitata a Tebe, al punto che dovette andarsene in un'altra città a partorire. Ma una volta dati alla luce i gemelli, Antiope ha nostalgia, vuole tornare a casa, torna a Tebe. Si aspetta di non essere più perseguitata. Ha dato alla luce gli eredi al trono di Tebe. Ma non è così. Continua a essere perseguitata e la persecuzione è talmente accanita che Antiope impazzisce, diventa folle, questo dice la storia, e comincia a vagare per la Grecia in preda alla sua follia e al suo dolore, e vaga verso nord, oltrepassa il confine tra la Beozia e la Focide, si trova in Focide e incontra Foco. I due si innamorano, Antiope guarisce. Si tratta chiaramente di una storia mitica, di un mito, cioè di una di quelle storie che i greci raccontavano e riraccontavano nei secoli per rappresentare, ma anche per elaborare i grandi temi dell'esistenza, quelli che sono ancora per noi i grandi temi dell'esistenza: felicità, dolore, odio, amore, vita, morte, confini. Nel nostro caso abbiamo una storia che racconta che l'eroe fondatore dei Focidesi si innamora della figlia del re del nemico. E questo nel mito può accadere perché i confini che li dividevano in realtà non li dividevano. Nel mito quei confini potevano continuamente essere oltrepassati. Di più, su quei confini accadevano cose che si condividevano, accadevano cose che univano. E che cosa unisce di più se non l'amore? Gli antichi greci questo lo sapevano bene e non si limitavano a raccontare storie di condivisione sui confini, no. Celebravano anche riti oltre confine. E uno di questi riti riguarda ancora i nostri due eroi innamorati, Foco e Antiope. Infatti, il seguito del mito racconta che Foco e Antiope muoiono, e muoiono a Titorea. Guardate che Titorea non è una città a caso. Il mito non sceglie mai a caso.
Titorea è una città che si trova in Focide, ma si trova nella parte più a sud della Focide, quindi siamo di nuovo vicino alle zone confinarie con la Beozia. Ebbene, Foco e Antiope, che sono sepolti a Titorea, sono talmente importanti per i focidesi e per i beoti che dopo la loro morte, focidesi e beoti assieme organizzano un rito per ricordarli, per commemorarli. E questo rito viene praticato con cadenza regolare, una volta all'anno. In cosa consisteva questo rito? Gli abitanti di Titorea, una volta all'anno, andavano in missione verso sud, oltrepassavano il confine tra la Focide e la Beozia e arrivavano a Tebe, nella città più importante della Beozia. A Tebe arrivavano, si recavano alla tomba dei gemelli di Antiope, che nel frattempo erano morti, e cercano in tutti i modi di rubare terra da quella tomba per portarla, rivarcando il confine, a Titorea, in Focide. I tebani, dal canto loro, questo prevede il rito, devono cercare in tutti i modi di evitare che quella terra venga rubata. Questo rituale, se ci pensate, ha dell'incredibile, perché mette in scena contemporaneamente la divisione, ma anche la condivisione. Rubare la terra e cercare di impedire di rubarla sta per rubare il territorio. Sta per contendersi il territorio, contendersi i confini, viene messa in scena una contesa, una battaglia, se non addirittura una guerra. Ma per organizzare il rituale, per praticarlo, ricordiamoci, una volta all'anno con cadenza regolare, è necessario mettersi d'accordo. Focidesi e beoti dovevano mettersi d'accordo per organizzare questo rituale in modo che tutto funzioni. Dovevano cooperare. Essi cooperavano per organizzare un rituale che mettesse in scena la loro rivalità e così temperarla. Per ricordarsi che era molto più ciò che avevano in comune che non ciò che li divideva. E per non dimenticarlo, neanche nei momenti in cui la tensione rischiava di esplodere in una guerra, pensavano a quel loro antenato che si era innamorato della figlia del nemico e varcavano il confine per praticare un rito assieme, uniti, al cospetto degli dèi, perché cum finis, sui confini possono accadere cose che uniscono. Grazie.